Dasein, benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi volevo parlarvi della genitorialità, dell'essere un buon genitore. Io non sono genitore, però ho fatto vari studi di psicologia e vedo tanti genitori, tante modalità genitoriali, essendo insegnante, insomma, confrontandomi con tante genitorialità diverse, sono riuscito a identificare quali sono le caratteristiche di un buon genitore. Quali sono le caratteristiche di una buona genitorialità? Per capirlo, forse bisogna riferirsi a due grandi studiosi, soprattutto uno, Donald Winnicott, inglese, della psicologia degli indipendenti, che si è distaccato un po' dalla psicologia freudiana. E Donald Winnicott ha avuto una storia interessante perché aveva una mamma depressa, una madre depressa, un padre un po' autoritario che a un certo punto lo ha messo in collegio, ma l'esperienza del collegio gli ha fatto molto bene perché ha imparato a gestire le relazioni sociali, si è creato un suo ambiente. Poi l'uscita dal collegio ha capito che, essendo stato male, non essendo riuscito a curarsi, ha capito che voleva fare medicina e quindi ha fatto questa strada fino a diventare pediatra e occuparsi dei bambini e dell'educazione dei bambini. È stato allievo della Klein, da cui però si è anche poi distaccato. Ma le sue teorie sono molto molto interessanti e importanti e possono fornire anche oggi degli utili suggerimenti a chi vuole essere un buon genitore, perché lui parla innanzitutto, e questa è una nozione interessante, di madre sufficientemente buona. Quando la madre si prende cura del bambino nei primi anni di vita, primi mesi di vita, prima anche 4-5 mesi di vita, quelli, i primi momenti della vita sono importantissimi per un bambino. Inizialmente la madre è devota, cioè ha questa preoccupazione materna primaria, cioè tutti i suoi, le sue attenzioni, tutte le sue attività sono tese a soddisfare i bisogni del figlio, a fare in modo che questa esigenza di onnipotenza primaria, che è il bambino, venga soddisfatta, quindi soddisfare i bisogni del bambino. Winnicott dice tre funzioni materne importanti: l'holding, l'ending e l'object presenting. L'holding, cioè il contenimento, la cura, che serve non solo a soddisfare i bisogni, ma anche a proteggere il bambino dai pericoli. E questo holding è molto importante, anche quando il bambino si renderà indipendente, crescerà, perché nei momenti comunque di difficoltà, nei momenti della nostra vita in cui ci sentiamo mancare di tutto, abbiamo bisogno di questo contenimento. Se le cure materne, le cure genitoriali ci hanno offerto questo contenimento, allora da grandi siamo in grado di autoffrircelo, cioè abbiamo interiorizzato questo holding e siamo in grado di offrirlo a noi stessi in una forma di dipendenza più matura, perché per Winnicott non si raggiunge mai l'indipendenza assoluta. Noi passiamo da una dipendenza assoluta a una dipendenza matura, a una interdipendenza, perché siamo comunque sempre dipendenti dagli altri. Però nella dipendenza materna c'è una fusione, una diade inscindibile tra madre e bambino, e il bambino è completamente dipendente dalla madre. Poi la madre, per quello che dice, la madre deve essere sufficientemente buona. La madre deve fornire l'holding, l'handling, che abbiamo detto, il contenimento, l'handling, la manipolazione, quindi manipolare gli oggetti, manipolare il bambino in modo da fargli prendere consapevolezza del proprio corpo e delle cose che sono separate dal proprio corpo, perché si deve inizialmente, man mano che si separa la diade madre-bambino, il bambino diventa sempre più consapevole di che cosa riguarda lui e che cosa riguarda il mondo esterno. E anche la madre non diventa qualcosa che riguarda sempre di più il mondo esterno, non riguarda solo lui, okay? Si rende conto a un certo punto che esiste lui ed esiste la madre. Comincia a sviluppare il sé, perché tutta la teoria emotiva, dello sviluppo emotivo di Winnicott si basa proprio sul concetto di sé. Il bambino inizialmente ha un nucleo centrale del sé, da cui comincia a formare questo io che permette di interfacciare il sé con il mondo circostante, con l'ambiente. E le cure materne sono molto importanti in queste, perché a un certo punto ci deve essere un po' di separazione. Man mano la madre deve essere, come dice Winnicott, sufficientemente buona, cioè cominciare a presentare degli oggetti al figlio, i famosi oggetti transizionali, la coperta di Linus, il bambolotto, che sono oggetti che appartengono al bambino ma non appartengono al bambino, che gli consentono questo passaggio dalla fase di dipendenza assoluta, alla fase di dipendenza intermedia, fino alla fase di dipendenza matura, dove il bambino è in grado di autogestirsi, di essere autonomo anche senza la presenza
della madre. E quindi questi oggetti transizionali che si conoscono e si sviluppano attraverso il gioco, che è importantissimo per il bambino, manipolare gli oggetti, ad esempio il sonaglietto da cui il bambino comincia a rendersi conto che agitandolo arriva a produrre un suono, oppure gli incastri che si fanno, perché così il bambino comincia a interfacciarsi col mondo esterno anche senza il bisogno della madre, comincia a crearsi questi oggetti transizionali, lo dice la parola stessa, oggetto transizionale, oggetto che permette una transizione da una fase di dipendenza assoluta a una fase di dipendenza matura. E quindi gli oggetti transizionali sono importantissimi, bisogna stare attenti che gli oggetti transizionali non diventino degli oggetti feticcio, cioè degli oggetti da cui c'è sempre bisogno. E questo l'ha analizzato molto Lacan, no? Nella catena significante, cioè per esempio l'alcolista è secondo l'interpretazione lacaniana, è colui che rimane fissato alla fase orale, quindi non riesce a liberarsi del ciuccio e sostituisce il ciuccio con la bottiglia, oppure il fumatore incallito, cioè alcuni vizi che diventano patologici possono essere legati appunto a un problema di sviluppo, a una difficoltà di passare da una fase di dipendenza assoluta a una fase di dipendenza matura. I genitori hanno un ruolo molto importante, no? Winnicott aveva avuto la madre depressa, infatti ha collegato molto spesso le disattenzioni che una madre depressa ha nei confronti del bambino allo sviluppo di determinate patologie come l'antisocialità, come la psicosi nei casi più gravi, oppure il borderline, i problemi di personalità borderline. Perché? Che cosa succede? La madre trascura il bambino e il bambino comincia a... la madre o il padre, proprio perché poi c'è anche altre figure, cioè diciamo che invece di parlare di madre potevo parlare di caregiver, cioè di chi si prende cura del bambino. Può essere la madre, può essere la padre, può essere un genitore, può essere un insegnante. Se il bambino non si sente... nelle prime fasi di sviluppo è chiaro che sono i genitori, poi dopo diventano altre figure, cioè sono anche padri putativi, ci sono personaggi famosissimi che hanno avuto dei padri putativi, cioè altre persone che li hanno incoraggiati, gli hanno permesso di sviluppare il loro sé, il loro vero sé, direbbe Winnicott, perché chi non riesce a sviluppare questo vero sé, non riesce a sviluppare il proprio sé, sviluppa un falso sé, come quello del borderline o della persona patologica, no? E come si sviluppa questo falso sé? Perché a un certo punto cominciano a vedersi alcuni sintomi nel bambino. Quando i genitori trascurano il bambino, non gli danno le dovute attenzioni, il bambino può sviluppare enuresi, cioè si fa la pipì addosso, dire delle bugie, fare dei furti, comportarsi in maniera scorretta in generale, insomma ci sono vari sintomi. E se i genitori non sono in grado di comprendere questi sintomi, ma colpevolizzano il bambino, non capiscono che sono dovuti alla loro disattenzione, poi si sviluppa nel bambino l'angoscia primaria, che comunque è un sentimento normale per i bambini. Quindi però se i genitori non riescono ad aiutare il bambino ad affrontare questo sentimento, questo può dare origine a delle psicopatologie. Quindi come devono fare i genitori per evitare che si sviluppi, per permettere diciamo lo sviluppo sano del bambino? Perché io lo vedo alcuni genitori che riescono a fare sviluppare un sano sé al bambino. I genitori non devono essere troppo intrusivi, non devono essere né evitanti né intrusivi. Questo concetto di madre è sufficientemente buona, perché nessuna madre può essere perfetta, no? Però essere sufficientemente buona, cioè dare le dovute attenzioni e cure, ma anche lasciare libero il bambino. Che ci sono alcuni genitori che lasciano libero il bambino, li fanno fare qualsiasi cosa perché è in grado di gestirsi da solo, e anche questo dà origine poi a psicopatologia, perché il bambino poi è completamente disorganizzato, no? Per Winnicott ci sono la fase del passaggio dalla dipendenza assoluta alla dipendenza matura è accompagnata anche da una fase di integrazione da una fase non integrata a una fase integrata, da una fase di non organizzazione è una fase di organizzazione della psiche, in cui la persona comincia a rendersi conto del proprio sé, di che cosa è separato dal proprio sé, di che cosa dipende da lui e da che cosa non dipende da lui, perché questa è una cosa importantissima, no? Quindi come devono fare i genitori? John Gottman lavora molto sul concetto delle emozioni. Anche Winnicott stesso diceva che la madre finirà inevitabilmente a un certo punto per odiare il bambino. Quindi il primo passo che devono fare i genitori è accogliere i propri sentimenti nei confronti del figlio, non
I sentimenti vanno accolti, non vanno mai criticati, perché i sentimenti sono qualcosa di spontaneo, che fanno parte dell'essere umano, quindi se noi li neghiamo, anche i sentimenti di rabbia, di odio, di aggressività, di paura, non vanno mai scoraggiati, perché più si cerca di scoraggiarli, più si va incontro a un bambino che ha problematiche poi psicopatologiche. E non vanno neanche patologizzati, vanno vissuti come una normale fase di sviluppo del bambino. I sentimenti non sono cose che si possono eliminare. E prima di tutto bisogna che i genitori siano consapevoli dei propri sentimenti, che accettino i propri sentimenti, che imparino a regolarli. Chiaro che non devono sfogare la rabbia nel bambino, devono riconoscere questi loro sentimenti, ma cercare di non sfogarli poi, se possono essere deleteri, nei confronti del bambino. Quindi deve esserci un'espressione costruttiva delle emozioni. Guarda che questa cosa fa innervosire tuo padre, cerca di evitarla magari, dare un nome anche alle emozioni, adesso vediamo, questo è un punto molto importante, e in modo che il bambino si impari a distinguere anche tutte le varie emozioni. Quindi anche nei confronti quindi delle proprie emozioni, prima di tutto, vanno controllate, vanno regolate e vanno accettate tutte, anche i sentimenti di odio, perché è normale che i genitori che hanno il bambino 24 ore su 24, a un certo punto tutte le richieste del bambino cominciano a diventare pressanti, cominciano anche a odiare questo bambino. Spesso capita, anche nella stessa depressione postpartum, c'è un odio inveterato, nascosto nei confronti del bambino. E questo è normale, quindi il genitore prima di tutto deve accettare anche questi sentimenti e saperli indirizzare verso qualcosa di positivo. E la stessa cosa deve fare nei confronti dei sentimenti del bambino, no? Un giusto approccio nei confronti delle emozioni. Quindi, prima di tutto, non esprimere giudizi nei confronti del bambino. Sei cattivo, se vedi che sei malvagio, vedi che adesso arriva il mostro che ti punisce se non fai questa cosa. No, dire semplicemente questa cosa non va fatta. Magari evita di fare dispetti al tuo fratellino, ok? Magari evita di rubare quella cosa. Non si fa, basta, non c'è bisogno di dire sei un mostro, mi fa impazzire, non ti sopporto più, adesso ti mando in collegio, quelle cose che si vedono anche alla tata, che il bambino non sa neanche che cos'è il collegio, quindi non capisce queste minacce. Quindi riconoscere anche i sentimenti del bambino. Quando c'è qualcosa che il bambino fa qualcosa di male è perché parte da dei sentimenti negativi. Quindi la prima cosa importante è l'ascolto empatico, che ascoltare i sentimenti non vuol dire accettare tutti i comportamenti. Un conto sono i sentimenti e un conto sono i comportamenti. I sentimenti vanno sempre ascoltati, accettati, considerati. I comportamenti no, i comportamenti sbagliati vanno puniti, ma ancora più importante invece è incoraggiare i comportamenti positivi. Incoraggiare i comportamenti di espressione del proprio vissuto, di espressione dei propri problemi, di espressione delle proprie difficoltà. Questo va fatto, ancora più che punire i comportamenti sbagliati. I comportamenti sbagliati andrebbero messi tra parentesi, non considerati, soprattutto se non sono gravi. Chiaro che se sono gravi invece vanno stigmatizzati, però non va mai stigmatizzata l'emozione che prova il bambino. Il bambino deve provare la rabbia e deve anche sfogarla, deve provare la tristezza, deve capire che la tristezza fa parte dei sentimenti, dell'arcobaleno di sentimenti, così come la gioia. Quindi non deve essere scoraggiato a esprimere anche le proprie emozioni quando sono negative. E quello che dicevo prima è dare un nome a queste emozioni. Allora, tu hai fatto questa cosa perché ti sei sentito triste, e quindi così il bambino la volta dopo riconosce quando è triste, adesso sei particolarmente gioioso, quindi il bambino riconosce quando è gioioso e sa esprimere la gioia come un sentimento normale. Quindi l'espressione delle emozioni, che era importante per Darwin, ne ho parlato anche in un altro video, per gli animali è importante anche per noi stessi che facciamo parte del mondo animale. Quindi una società come questa, che scoraggia certe emozioni come la rabbia, la tristezza, la paura della morte, no? Non si vuole parlare mai delle cose triste ai bambini, la morte non bisogna affrontarla. In tutte le vecchie fiabe c'era la morte, nelle fiabe poi da Walt Disney sono state edulcorate, hanno tolto l'aspetto della morte, l'aspetto è sempre un po' messo da parte, quasi denegato. Invece bisogna accettare anche questi sentimenti negativi. E l'ultimo punto, il più importante, è dare dei limiti, dare delle regole. Il bambino non può fare tutto, il bambino non è il compagno di giochi del padre, il bambino non può essere, il bambino deve avere delle regole che devono essere condivise dai genitori, dalle figure caregivers che si occupano del bambino, e queste regole devono valere
sono i limiti di cui il bambino ha bisogno, assolutamente. E in questi limiti poi si insegna al bambino ad affrontare i problemi, perché un altro aspetto che fanno molto genitori è risolvere i problemi. C'è un problema, ci penso io, lo risolvo io e così il bambino è a posto. E si tiene il bambino in questa gabbia dorata, in questa bambagia dove non cresce, non impara ad affrontare i propri problemi. Invece il bambino deve, con l'aiuto del genitore, imparare ad affrontare i problemi, le difficoltà che la vita gli pone contro. Ma questo lo farà solo se gli vengono posti dei limiti, delle regole. Questo puoi farlo, questo non puoi farlo. Anche dopo essersi scottato, dopo aver sbagliato, quindi non è che il bambino va punito severamente perché ha sbagliato, no, però deve essere posto di fronte ai suoi limiti e capire che certe cose si fanno e certe cose non si fanno. Quindi sono i no che aiutano a crescere. Un no è un sì alla vita, questo è importantissimo. Se c'è solo sì, non c'è sì a niente, è tutto indifferente. Se ci sono invece dei no, il bambino comincia a distinguere tra i sì e i no, tra le cose importanti e le cose meno importanti. Quindi le regole, gli ostacoli, le difficoltà, ci devono essere i limiti, le barriere che non vanno superate, ci devono essere, sono fondamentali per questo aspetto di holding, di contenimento. Bene, quindi spero di avervi dato qualche indicazione utile. Ci sono tanti, io ho parlato in tanti video di genitorialità difficili, complesse. Essere genitori al giorno d'oggi è sicuramente un'impresa molto difficile, anche perché la società è, addirittura adesso c'è questa abitudine di fornire già a 8 anni, a 9 anni a un bambino il cellulare, cosa sbagliatissima, perché il cellulare non è uno strumento che si può controllare, è incontrollato, poi rende il bambino, fa ritornare il bambino a questa fase di onnipotenza primaria, invece il bambino ha bisogno di distaccarsi e di capire i limiti del mondo prima ancora di essere messo, buttato nelle infinite possibilità della rete. È molto pericoloso, eh? C'è un dark web a cui molti bambini si sono trovati ad accedere e si sono anche suicidati per questo. Quindi dare un cellulare a un bambino a 8 anni è molto pericoloso. Però fate voi. Comunque, io penso di avervi dato delle indicazioni utili per essere dei buoni genitori e concludo dicendo che non si può essere dei genitori perfetti, però si può essere dei genitori sufficientemente buoni. Da Zain. Arrivederci a tutti.